Deir Marmusa, un antico monastero cenobitico incastonato nelle montagne del deserto siriano. È qui che padre Paolo Dall'Oglio aveva scelto di vivere, rispondendo alla chiamata di Dio che, ancora novizio nella Compagnia di Gesù a Roma, gli chiedeva di prendersi cura dell'Islam o, come diceva lui, di diventare simbolicamente musulmano, entrando in comunione con le antiche chiese d'Oriente che con l'Islam avevano convissuto pacificamente per oltre 14 secoli. Per questo si trasferisce in Libano, studia l'arabo e il Corano e nell'84 viene ordinato sacerdote di rito siriano cattolico. Nel 91 realizza il suo sogno, fondare una comunità monastica ecumenica aperta a tutti, dove nel dialogo interreligioso le diverse fedi nel Dio di Abramo si incontrino e imparino ad amarsi. Marmusa diviene ben presto un faro di pace e di accoglienza che ogni anno richiama migliaia di fedeli da tutto il mondo. Nella piccola chiesa, alla luce delle candele, si prega in greco, latino, aramaico, ma soprattutto in arabo. Da cristiano innamorato dell'Islam, Abuna Paolo, come qui viene chiamato, si spende per far crescere una coscienza civile e democratica nei giovani universitari siriani, organizza scuole di formazione e quando nel marzo 2011 la primavera araba irrompe anche in Siria, non esita a sostenerla, in nome della dignità di un popolo che chiede libertà e democrazia. Una posizione che non sfugge al regime di Bashar al-Assad. Contro di lui pende un decreto di espulsione, ma padre Paolo non si ferma e quando nel paese si scatena la guerra civile, nel silenzio e nell'immobilismo della comunità internazionale, è una delle poche voci che si leva per denunciare la repressione violenta del regime, le torture, il massacro quotidiano del popolo siriano. Costretto infine all'esilio nel giugno 2012, padre Paolo continuerà a denunciare le responsabilità dell'Occidente e dell'Europa nell'avere lasciato mano libera al radicalismo islamico, consentendo così che la Siria precipitasse nell'orrore della guerra civile, ma anche quelle della Chiesa d'Oriente che per paura, diceva, si è schierata con il regime. Io chiedo solo di applicare il catechismo della Chiesa Cattolica. Il diritto dei popoli all'autodifesa è l'obbligo di assistere la vittima quando cade per terra ferita per un'ingiusta aggressione, l'obbligo di soccorrere. 50 giorni dopo sfiderà nuovamente il regime recandosi a Raqqa, non ancora roccaforte dell'ISIS, nel tentativo estremo di incontrare al-Baghdadi e ottenere il rilascio di alcuni ostaggi. Una missione delicata aveva confidato agli amici, da cui sapeva che forse non sarebbe tornato. Nella notte fra il 28 e il 29 luglio 2013 se ne perdono le tracce. Nessuna rivendicazione, nulla. Di padre Paolo resta la testimonianza di una vita spesa per la pace e per il dialogo interreligioso e il suo ultimo profetico libro testamento, Collera e luce, un prete nella rivoluzione siriana.